Da oltre un ventennio, il nostro paese sta attraversando uno dei suoi periodi più tristi. Dopo aver conquistato molti diritti e molte libertà, al prezzo dell'impegno e della vita di molti nostri concittadini, ha visto progressivamente regredire gli uni e le altre, a beneficio di una piccola ed arrogante elite che, complice una classe politica incompetente e a volte corrotta, ha esautorato noi cittadini di ogni potere, rendendoci persino indifferenti alla gestione dei beni comuni, con grande danno per il nostro benessere e la tutela dei nostri primari interessi nazionali. La democrazia e la libertà sono una grande conquista di chi ci ha preceduto, a noi donata, che però va meritata, custodita e difesa ogni giorno e non è mai né scontata né sicura, senza un continuo impegno popolare di vigilanza e correzione sull'operato dei propri governanti, sempre responsabili delle loro azioni ed omissioni. È oramai sempre più evidente la sensazione e la convinzione che la classe politica italiana non operi per il bene del paese e si stia macchiando di tradimento, non solo con riguardo alle promesse sempre fatte ai cittadini sul versante del lavoro, dell'equità fiscale e della giustizia sociale, ma alla luce delle sempre più evidenti e illegittime cessioni a favore di organizzazioni sovranazionali, di quella sovranità che appartiene solo al popolo in forza dell'articolo 1 della Costituzione, anche con riguardo alle violazioni palesi dei principi fondamentali della stessa Carta Costituzionale, che si ricorda, era una delle migliori al mondo e che continua ad essere oggetto di sconsiderati stravolgimenti, che di fatto stanno portando allo smantellamento del nostro ordinamento repubblicano e democratico ed in definitiva del nostro Stato. L'enorme tradimento di cui sono stati fatti vittima il popolo e lo Stato, anche con l'aiuto del segreto con cui sono state ammantate certe attività, in special modo quelle di natura monetaria e finanziaria, può essere riassunto in una semplice considerazione. Un vero statista è colui che con onestà intellettuale e dedizione governa nell'interesse del proprio paese e non per il proprio arricchimento personale e il proprio potere. Un vero statista sa che la democrazia, la libertà e in definitiva la vita di un popolo non possono prescindere dalla sovranità dello stesso popolo. Un vero statista non cede la sovranità del proprio popolo, ma al contrario la preserva, perché sa che cederla significa consegnare lo Stato e con esso i suoi cittadini nelle mani di innumerevoli sciacalli che lo depredheranno e segneranno la sua fine. Soprattutto, un vero statista non cede la moneta del suo popolo, perché ha profonda consapevolezza del fatto che dalla moneta dipende l'economia e da essa il benessere del popolo, perché cedendola mette la vita e l'esistenza dello Stato in balia di spregiudicati speculatori, cui lo consegna privo di qualsiasi difesa, cosa a cui si assiste quotidianamente da troppo tempo, e neanche cede, come già accaduto in precedenti atti di questa assurda e immane tragedia italiana ed attualmente in corso di rinnovata esecuzione, i beni dello Stato, che sono i beni dei cittadini e insieme garanzia per lo stesso Stato. Tali sono infatti le grandi aziende e gli immobili statali e tutto ciò che è stato creato con il lavoro dell'intera nazione, perché sa che ciò poi renderà schiavo il popolo. Le sconsiderate cessioni di sovranità poste in essere dalla classe politica italiana e la sua supina ubbidienza alle ingerenze e ai diktat illegittimi di organismi ed enti sovranazionali privati e stranieri, privi di alcun fondamento repubblicano e democratico, in aperta e costante violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione, gridano giustizia a nome di tutti coloro che sono morti per la nostra libertà e portano una nazione ricca come la nostra verso la dissoluzione economica e sociale, ovvero ribassi salariali a livello di terzo mondo, fallimento dell'economia reale, deflazione galoppante e dirottamento di tutte le risorse pubbliche verso le lobbies tramite l'istituzione di rapporti di usura a danno degli stati e in definitiva dei cittadini, oggetto del prelievo di tutte le loro residue risorse. In un tale contesto, noi cittadini preoccupati per il futuro della nazione e dei nostri figli, ci sentiamo in dovere di difendere e sostenere la nostra traballante democrazia e la nostra Carta Costituzionale, con un'attiva partecipazione alla vita politica del nostro Paese.
Chiediamo il sostegno e la partecipazione di quanti, come noi, vogliono mettere a disposizione il proprio sapere e la propria professionalità con onestà e dedizione per lo Stato e per i cittadini, in nome di una profonda e cosciente consapevolezza e di un concetto alto della politica, che nel senso più profondamente filosofico del termine, vede la politica e non i mercati a governare le sorti dell'economia e del destino dei popoli. Il nostro è un atto dovuto di giovani e liberi giuristi e laureati in economia nei confronti delle generazioni che per quella libertà si sono sacrificate, della nostra e delle future generazioni. Chiediamo un reciproco, umile e generoso atto di fiducia e di sostegno da cittadini a cittadini per consentire a tutti noi, popolo italiano, di riprenderci la nostra vita, il nostro Stato, la nostra Costituzione, nel più profondo rispetto e in onore della Costituzione della Repubblica Italiana. Io, Paola Musu, avvocato tributarista e dottore in scienze politiche con indirizzo storico politico internazionale. Patrizia Mura, avvocato civilista. Alfredo Capra, dottore in giurisprudenza. Alessandro Ruggeri, tributarista dottore in economia e commercio. Aldo Scorrano, laureato in economia e commercio, scienze della gestione aziendale. Vorrei chiudere con una frase che in sostanza ha animato tutta la mia vita. Et si omnes ego non, che per chi non ha dimestichezza col latino significa e sebbene tutti, io no.